Titolo: Heidi. Anno di produzione: 1974. Trasmesso in Italia da Retirai e Reti Mediaset. Numero episodi: 52. Durata episodi: 25 minuti. Sigla: Heidi, cantata da Elisabetta Viviani. Lo ricorderemo ancora per Heidi, il tuo nido è sui monti. Heidi è un anime tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1980 da Johanna Spyri. La serie televisiva approfondisce argomenti e personaggi che nel romanzo sono trattati in maniera più superficiale. Un esempio su tutti, Peter, viene menzionato in pochi capitoli, mentre nel cartone è uno dei protagonisti principali. Ma lo spirito del racconto non risulta alterato. Heidi è una graziosa orfana di 5 anni che viene affidata al nonno, il quale vive in una baita in montagna, isolato da tutti. L'anziano in un primo momento accetta malvolentieri la presenza della nipotina, ma bastano poche ore per cambiare idea. Heidi scopre i bellissimi posti che circondano la baita, le montagne, il lago e tutte le creature che vivono nella natura e stringe subito una forte amicizia con Peter, il pastorello che si prende cura delle pecore del nonno. Dopo qualche anno Heidi verrà mandata in città, a Francoforte, come dama di compagnia per Clara, una ragazzina che non può camminare. Subentra in questo momento la figura della rigida governante istitutrice di Clara, la signorina Rottermeier. Anche se Heidi non piace affatto alla signorina Rottermeier, conquista subito la simpatia di Clara e le due bambine diventano subito amiche. Con il passare del tempo però, la piccola comincia a soffrire troppo la nostalgia e su consiglio del dottore viene riportata in montagna. Clara soffre molto per la partenza dell'amica, ma promette di raggiungerla in montagna non appena possibile. Sarà proprio grazie alla permanenza nella baita che la bambina troverà la voglia per provare a camminare, cosa che fino allora non era mai passata per la mente. In Giappone Heidi fu trasmessa per la prima volta nel 1974, mentre in Italia arrivò 4 anni dopo. Nel nostro paese Heidi fu il primo cartone animato del genere anime che aprì la strada alle innumerevoli serie che da quel periodo invasero i canali televisivi. Il successo fu immediato e notevole, grazie alla bellezza delle animazioni e alla qualità degli sfondi e dei paesaggi, ma anche per via della protagonista, Heidi, un'adorabile ragazzina decisa e animata dai buoni sentimenti e dall'amore per la natura. Il successo di Heidi non conosce ombre, è infatti una delle serie più trasmesse nella storia. Passata dagli schermi Rai a Mediaset, viene riproposta spesso, ottenendo ottimi risultati anche in termini di audience. Ed è una delle poche serie che non è mai sparita per lunghi periodi dalla TV. A rendere ancora più famoso questo personaggio è stata la famosissima sigla cantata da Elisabetta Viviani, che a sorpresa balzò nella top 10 dei 45 giri più venduti in Italia. Oh, won't you close to me?